Inferno, canto 2. Stava tramontando il sole e la sera allontanava gli esseri animati della terra dalle loro pratiche giornaliere, invitando così tutti al riposo. Io, solamente tra coloro che erano in terra, mi stavo preparando a sostenere il lungo travaglio, la pena, la paura, sia della fatica fisica, sia della pietà, sia del tormento spirituale, per le atroci visioni dell'inferno cui andavo incontro e che per sempre sarebbero rimaste scolpite nella mia memoria. Oh muse, oh sublime genio della poesia, ora vi prego, aiutatemi. Oh mia memoria che hai conservato, assimilato ciò che io vidi, attenta ora, la tua forza e le tue nobili qualità saranno messe a dura prova. Io iniziai dicendo: Virgilio, poeta che mi guiderai, valuta bene se le mie virtù, il mio valore sono davvero all'altezza prima di introdurmi a questo pericoloso e complesso cammino. Tu hai affermato che Enea, padre di Silvio, mentre era ancora vivo e la sua anima era ancora nel corpo, scese nel mondo dei morti e vi entrò. Quindi, non in sogno, ma proprio con il suo corpo. Dio però fu generoso con lui, sapendo appunto che da lui doveva discendere una grande stirpe. Allora qualsiasi persona intelligente può ben capire il perché di questo grande privilegio e che tutto ciò non appare certo impossibile né disdicevole o inopportuno. Quindi Enea, come essere umano, non fu per niente indegno o non meritevole di fare quel viaggio, poiché lui fu scelto da Dio come padre di Roma e del suo impero. Quella Roma, con il suo impero, che per la verità fu proprio da Dio destinata ad essere luogo santo e sede del Papa successore di Pietro. In questo viaggio, per cui tu, Virgilio, lo rendesti celebre, Enea conobbe, da Anchise, anche il suo futuro. Conobbe cose che sarebbero state poi motivo e ragione della sua vittoria futura su Turno e quindi della fondazione stessa di Roma. Inoltre nell'aldilà andò poi San Paolo, creatura eletta da Dio, quale vaso in cui era raccolta la buona novella. Egli fu così privilegiato, forse per rinforzare ancora di più la fede per sé e per i suoi seguaci, fede che è il principio della salvezza. Ma io, perché venirvi? Per quale fine e chi lo concede? Chi vuole tutto questo? Io non sono né Enea né Paolo, né io stesso né nessun altro credo ritenga che io sia degno di ciò. Pertanto, solo se io vengo abbandonandomi, così senza molto riflettere e considerare, allora forse posso accettare questo viaggio e ritenere che non sia una vera follia. Virgilio, sei tu il vero saggio, perciò basta che tu lo voglia e che a comprendere sia tu al posto mio, perché francamente io non mi rendo conto di nulla. Come colui che non vuole più ciò che desiderava poc'anzi e che si scoraggia e si abbandona ed attraverso nuovi pensieri cambia intenzione staccandosi dal primitivo proposito, così mi accadde. Infatti in quel luogo sconosciuto, oscuro, che era la continuazione della piaggia deserta, dopo che ebbi trascorso la prima giornata di cammino ed ebbi avuto un primo sollievo per essermi allontanato dalle dirette minacce delle tre belve, camminando e riflettendo, iniziai a rendermi conto delle vere difficoltà dell'impresa e di quel viaggio. Annullai così quei propositi e quelle buone intenzioni che in un primo momento avevo abbracciato tanto rapidamente. «Se ho capito bene, cosa vuoi dire?» rispose l'ombra di quel magnanimo. «La tua anima è semplicemente accecata dalla viltà, la quale molte volte ostacola l'uomo, così che lo fa tornare indietro sui suoi passi, da imprese onorate, come una bestia che si impenna, quando si adombra vedendo quello che di fatto non c'è. Però affinché tu ti liberi da questo timore, da questa paura, ti rivelerò il motivo per il quale io sono venuto e quello che udii la prima volta in cui per te mi addolorai. Io ero nel limbo, fra coloro che non sono dannati, ma non hanno neppure speranza di vedere un giorno Dio, quando fui inviato e chiamato dalla bella Beatrice, e ne fui tanto onorato che io stesso la pregai di comandarmi. I suoi occhi splendevano più delle stelle. Allora lei iniziò con voce angelica a parlarmi con dolcezza e chiaramente. Oh, gentile anima mantovana della quale sulla terra è ancora viva la fama ed il ricordo che dureranno così a lungo quanto durerà il mondo. Il mio caro amico,
ma non amico della fortuna, perché laggiù sulla terra egli si trova in difficoltà e soffre. È appunto in grande difficoltà e pericolo. Egli si trova in un luogo deserto, in cui è terribilmente minacciato da 3 fiere, così che per la paura lui sta per vanificare tutti i suoi sforzi impiegati per salvarsi, tanto che è in procinto addirittura di cambiare la strada della rinascita, appena ritrovata, per ritornare perdutamente indietro verso la selva del peccato. Anzi, spero che non sia ormai così smarrito e che io non mi sia decisa troppo tardi ad aiutarlo, considerando quello che ho sentito di lui in cielo. Allora ti prego, datti da fare e con la tua parola di poeta e di saggio e con tutto quello che ritieni necessario per la sua vita e la salvezza della sua anima, aiutalo affinché io ne sia felice e consolata. Io che ti invito ad andare, sono Beatrice. Vengo dal paradiso, luogo in cui ora io desidero tornare. Quello che mi fa parlare è lo spirito della misericordia. Quando sarò tornata a Dio, mi ricorderò spesso di te, lodandoti davanti a Lui. Poi tacque, e io quindi cominciai a parlare. Oh, donna virtuosa che conosce Dio, oh emblema della teologia, grazie alla quale l'umanità può innalzarsi sopra il mondo fra le sfere celesti, mi fa così piacere la tua volontà e l'ordine che mi dai, che se io già avessi cominciato ad ubbidirti, mi sembrerebbe di essere pur sempre in ritardo. Pertanto non devi far altro che spiegarmi francamente i tuoi fini ed i tuoi segreti pensieri. Spiegami il motivo, la ragione per la quale da quel santo luogo, il paradiso, in cui desideri presto ritornare, ti sei degnata e non hai temuto di scendere addirittura quaggiù in questo tremendo centro della terra, in questo inferno. Poiché vuoi conoscere più a fondo, ti dirò in breve il motivo per cui non ho temuto di venire fin quaggiù. Si deve temere solamente quelle cose che hanno il potere di fare del male agli altri. Delle altre cose non si deve temere nulla e non devono far paura. Dio mi ha fatto diventare tale che, appunto, grazie a Lui le fiamme dell'inferno non possono neppure sfiorarmi, e tantomeno può nuocermi in qualche modo la vostra triste ed amara situazione di anime del limbo. Dunque la Madonna del Cielo è tanto comprensiva da essersi commossa per i terribili ostacoli posti sul cammino di Dante, per cui io ora mando te in suo soccorso. E questo per dimostrare che la pietà della Madonna, intervenendo in favore dei peccatori, riesce persino a vincere il diretto giudizio divino, che spesso è più intransigente. In paradiso la Vergine si rivolse quindi in un primo momento a Lucia, l'emblema della grazia illuminante, e le disse: «In questo momento il tuo fedele Dante ha bisogno di te per essere illuminato, ed io te lo raccomando». Lucia, allora, nemica di ogni crudeltà, si attivò subito e venne nel luogo in cui mi trovavo insieme a Rachele, che fu moglie di Giacobbe, emblema della vita contemplativa, e mi disse: «Beatrice, grazia operante, testimonia della gloria di Dio, perché non corri ad aiutare colui che ti amò tanto e che per merito tuo si elevò con una poesia più alta ed ispirata sopra gli altri suoi contemporanei? Non senti questa angoscia nel suo pianto? Non vedi che egli combatte contro la morte della sua anima causata dall'impeto di quel male che ora ha assunto le sembianze di quelle 3 belve?» che lo assalgono come una fiumana così grande cui non è superiore nemmeno il mare in tutta la sua grandezza. Dopo che furono pronunciate quelle parole da Lucia, mai nessuno al mondo vi fu così veloce né a fare il proprio interesse né a sfuggire il pericolo come me nel venire subito quaggiù dal paradiso, spinta dalla grande fiducia in te, nella tua saggezza che ti onora e che onora chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Dopo che ebbe esposto tutto questo, Beatrice volse verso di me i suoi grandi occhi pieni di lacrime. Anch'io, commosso, fui ancor più sollecito ad iniziare il mio compito e venni da te come lei volle. Ti ho allontanato da quella belva, dalla lupa che ti avrebbe senz'altro impedito la via più breve per la salvezza,
la via più facile di quella bella collina. Dunque ora cosa c'è? Perché rimani fermo, immobile? Perché ti spaventi tanto facilmente? Perché non agisci con libero spirito e con coraggio, nonostante tu sappia ora di quelle tre donne benedette che si curano di te nel regno dei cieli, e con la mia promessa di condurti verso la salvezza fino all'incontro straordinario con l'anima benedetta di Beatrice? Come piccoli fiori, chiusi e piegati dal gelo della notte, si aprono al cielo sul loro stelo quando il sole li illumina, così io feci, dallo stato di prostrazione in cui mi trovavo. Nel mio cuore crebbe tanto coraggio che, come una persona ormai libera dalla viltà, cominciai a dire: «Oh, pietosa colei che mi aiutò, e te, gentile e generoso, che ubbidisti subito alle parole di verità che ella ti disse, tu, con le tue parole, mi hai convinto a venire con gioia, tanto che sono senz'altro tornato al primo proposito, alla prima intenzione. Ora vai pure, perché entrambi abbiamo la stessa volontà. Tu sarai la mia guida, il mio condottiero, il mio comandante, il mio maestro e consigliere». Così dissi a Virgilio, e dopo che si era mosso, lo seguì, iniziando quel cammino arduo e selvaggio.